di posto dove andarsi a coricare per dormire, ma proprio nella teglia che è da buttare via. Queste cose qua sono dentro un sacco perché sono da buttare via, sono le cose rotte. Purtroppo si è rotta anche la teglia nuova, quella verdolina, vabbè. E lui si è andato a coricarli dentro. Cioè, io non lo so veramente. Ma al momento del pranzo mi devo fermare un attimo ad andare avanti con quello che stavo facendo. Come avete visto, ho pulito un po' qua e un po' là in giro per la casa. Abbiamo portato su della roba che era di sotto. Ho fatto una piccola lista della spesa per Maurizio che oggi andrà. E adesso è ora di preparare il pranzo. Oggi facciamo il risotto al prosciutto. E come vedete ce l'ho sul libro. Allora ci servirà il cotto a dadini, la pancetta. Io ho preso sia quella dolce che quella affumicata perché a noi ci piace tanto. Come formaggio io ho pochissimo parmigiano reggiano e poi una busta intera di pecorino. Ci andrebbe anche l'emmental, ma purtroppo non ce l'abbiamo perché ce lo siamo mangiati e quindi E quindi niente, poi qui dice di mettere il marsala. Io userò il vino bianco e niente. Poi, vabbè, ovviamente ci servirà il riso, se no, come lo facciamo risotto? Poi i dadi. Io userò questi di sempre senza glutine, quelli che avevo già preso. Questo non va più della Knorr, che li ho anche quasi finiti. E niente, poi come spezie invece dice di mettere, vabbè, poi ci servirà il burro che non ho ancora preso e il peperoncino rosso. Io eviterò di metterlo, metterò un goccettino di pepe perché comunque lo devono mangiare anche i bambini, soprattutto anche Pia, se no poi non lo mangia. Quindi inizio subito a preparare, vi faccio vedere i vari passaggi, ma è un risotto, quindi non è che ce ne sono tantissimi. Comunque vi faccio vedere e niente, così poi mangiamo perché sennò si fa caldo. Cominciamo col mettere il burro nella pentola che come vedete inizia a sciogliersi. Io aspetto qualche minuto che si sciolga un pochettino e poi, come dice la ricetta, vado a buttare dentro il prosciutto cotto e la pancetta. Allora, adesso secondo me è il momento. Quindi iniziamo col prosciutto, che però non vuole andare giù tutto. Grazie signorina Giara. Guarda, ti ho visto. Ti ho visto già. Adesso prendo il cucchiaio di legno così almeno mescoliamo.
Adesso vado a mettere un pochino di pepe bianco, ok, e mescolo di nuovo. Va bene, si muove anche tutta la pentola. Ok. Intanto vado a pesare il riso, che per noi sarà il doppio della ricetta. La ricetta dice 400 grammi, io ne preparerò 800. Quindi, adesso andiamo ad unire il riso. Alla fine ne ho pesati 850 grammi. E speriamo che ci sia nella pentola. Ok. E niente. Con una mano sola mescolare è un po' complicato. Comunque adesso mescolo bene. E poi lasciamo. Mettiamo il sale e mettiamo il vino bianco. Okay. Adesso che sfrigola un po', vado a mettere il vino bianco. Io ne ho misurato mezzo bicchiere. Mescolo un po'. Lasciamo evaporare. E poi procediamo con la cottura del risotto. Ci vediamo quando è quasi pronto. Il risotto è pronto, l'ho assaggiato ed è buonissimo, assolutamente provatelo perché è meraviglioso. Se poi non riuscite a rintracciare, non siete riusciti a copiarmi la ricetta, ditemelo che nei post ve la metto, vi metto le foto. Formaggio, come vi dicevo, ne ho poco di parmigiano. Ma noi ce la facciamo andare bene. Di pecorino non ne metterò tantissimo perché è già molto saporito per via di pancetta e prosciutto, quindi meglio non esagerare. Ok, adesso mettiamo un po' di pecorino, spegniamo, mescoliamo e mangiamo. Io no, è quella lì in cui ti buttano nella lava dove sono meno. Anche a me. Adesso sto andando a impastare la pizza per stasera, quindi metto 1 chilo di farina dentro la planetaria e c'è scritto nella ricetta che sto seguendo, che se poi viene bene vi lascio il link qua sotto, il gancio prima per mescolare questo qui a cappa, penso che sia questo. E poi di usare il gancio, questo qui per impastare. Io penso che il gancio a cappa sia quello. Presumo. Trump, ma è Biden. Chi? È lui, non è più Trump, ma è lui. Ah, a posto siamo. Vabbè, noi non ci interessa della politica. Adesso versiamo la farina qui dentro. Allora, adesso per la quantità di farina che sono andata io a mettere, ho misurato 600 ml di acqua. Di questi 600 ml, un pochino li ho messi qui per il lievito, per farli sciogliere, per far sciogliere il lievito, e poi piano piano li vado a versare dentro la farina. Aggiunto un cucchiaino di zucchero e adesso andiamo a versare il lievito e poi l'acqua piano piano iniziando a Che impastare. vada molto meglio. Andiamo a versare il lievito. Guardate, si era sciolto benissimo.
E adesso tiriamo giù e iniziamo ad impastare. Allora, ho sostituito il gancio, ho messo quello a uncino, ho aggiunto 2 cucchiaini di sale e 2 cucchiai e mezzo di olio extravergine di oliva. Adesso vado a riattaccare e a finire. Ho il telefono scarico, non posso usare l'altra luce. Con questa paletta unta d'olio sono andata a staccare bene l'impasto da intorno. Vi faccio vedere com'è venuto. Vedete? Non è né appiccicoso né troppo compatto. Adesso lo vado a coprire e a mettere nel forno con la luce accesa, così almeno lievita, e ci vediamo poi dopo quando le vado a stendere e a farcire, così ve le faccio poi vedere. Adesso vi faccio vedere quello che Maurizio ha preso all'Eurospin. Sono delle cose che vanno a completare questa settimana al menù, e perché ci sono delle cose anche arretrate che devo ancora fare. Non c'è attaccato perché l'ho portato giù, guarda un po' lì sul mobile, e poi cose per gli animali perché non ne avevano più e quindi devono mangiare anche loro assolutamente. Quindi mi ha detto che ha preso 12 pappe per il gatto, e l'ha prese solo in 2 gusti, selvaggina e pesce, ma cioè va benissimo, tanto il gatto non gliene frega niente. E sta diventando un po' futtello, perché mangia la pappa 2 volte al giorno più le crocchette, e quindi sta iniziando a lievitare un po', ma almeno si vede che sta bene, povera bestia. Adesso giro le crocchette e ve le faccio vedere. Poi le crocchette abbiamo preso queste qui, dove c'è Oggy praticamente, ma in versione scura, da 10 kg, così almeno per un po' anche lui è a posto. Olivia ne ha ancora nelle sue, poi mangia anche quelle lì lei, però poi al massimo gliele prendiamo. Comunque lei ne ha ancora, perché comunque è piccolina, non è che... Poi ha preso questi pannolini per Pia, perché li abbiamo quasi finiti, 40 pezzi, ancora taglia 4, perché sono 7, 18 kg e Pia 10. Poi il saccone da 5 kg di riso. Ve lo faccio vedere qui perché sul tavolo c'è Gabriele che sta facendo pixel art. Poi quando ha finito ve lo faccio vedere. Poi 3 passate di pomodoro. Le sposto così almeno. Qua vedete? Perché stasera sto appunto facendo la pizza, e poi perché vorrei fare il ragù. Le uova fresche ne ha prese 3 confezioni, cioè gli ho fatto la lista lì io e lui è andato a fare la spesa. Grana padano DOP ha preso questo qui da 200 grammi, non so perché ha preso anche questo, non ho idea, ma va bene. Poi il formaggio fresco spalmabile, se non sbaglio ne avevo detto 8, perché mi serviranno per fare delle ricettine che vedrete. Poi il prosciutto cotto scelto, il salame, la spalla cotta, non so perché ha preso, non so, questo qui, la mortadella, poi qui c'è un altro salamino, poi
il prosciutto a cubetti, perché mi serve per un'altra ricetta, il riso, questo qui arborio per tutti i tuoi risotti, poi la pancetta dolce a cubetti, il gorgonzola, un'altra busta di formaggio grattugiato, non so perché l'ha presa, la mozzarella per pizza, questa qui confezione da un chilo che ci serve appunto stasera, e lo zucchero. E basta, ve l'ho detto, non era una grandissima spesa. Adesso vado a mettere a posto tutto e niente, e inizio a preparare gli ingredienti poi per fare le pizze. Per Maurizio e Gabriele andrò a fare questa pizza margherita senza glutine surgelata della marca Morgans. Vi farò poi sapere se è buona, non l'abbiamo mai, cioè loro non l'hanno mai provata, quindi. Io sì, l'avevo provata. Ah sì? Ah, lui sì, l'aveva provata, no? Però tanto tempo fa. Quindi vi farò poi sapere. E per noi invece adesso è pronto l'impasto, lo tiro fuori e ve lo faccio vedere. Questo qui è l'impasto, guardate come è cresciuto. Adesso Gabriele ha finito il suo disegno e ve lo faccio vedere. L'impasto lo faccio vedere bene, adesso vado a formare la pizza. Qui c'è la pizza stesa, guardate, un impasto fantastico, veramente meraviglioso, il migliore che ho fatto finora. No amore, grazie, non mi serve più quella teglia, portala di là, grazie. Veramente un impasto fantastico. Adesso andiamo a condirle, così poi formiamo. Vieni, vuoi la Coca-Cola? E con Pia, che ogni giorno manifesta sempre di più la sua indipendenza, la sua voglia di imparare a fare cose nuove, stasera voleva salire la scala tenendosi al corrimano al quale arriva in punta di piedi. Io vi saluto e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3.